stanco, non ho voglia di ricominciare. La settimana è lunga e devo andare a lavorare. Venerdì mi spacco e sabato son matto, la domenica riposo, anzino gioco, almeno un po' mi sfogo. Il martedì la Champions, mercoledì sto meglio, ma sono felice solo il giovedì quando ritorno a Café Sport. Quando ritorno a Café Sport. Quando ritorno a Café Sport. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Caffè Sport. Lo scopo è sempre quello, divertirci, ma soprattutto far divertire voi a casa. Stasera c'è un motivo in più per farlo, perché è una puntata speciale che vede nel protagonista chi? Stefano Gramaccia, che andiamo subito a salutare. Buonasera Stefano. Buonasera Nicola, buonasera a tutti. T'abbiamo ribattezzato, no, Sticchio non t'abbiamo ribattezzato noi, ci ricordi perché ti chiamano Sticchio? Non si sa, bisognerebbe chiedere a Gabriele, che lo sa meglio. Allora, passiamo subito di pane in frasca. Gabriele Goretti, perché Sticchio? Intanto buonasera. Sì. Che ragazzo educato, vedi? Sticchio, perché come potete capire dal nome è un diminutivo anche, io lo so bene perché gioco con lui da 4-5 anni e quindi è da tanto che so come mai lo chiamano così. Quindi sorvoliamo, la mettiamo buona così, ok. Sticchio però la talpa, t'abbiamo ribattezzato, del Villa Biagio, perché tu stai facendo finora una stagione da turista, più che altro da capo ultra, però andiamo per ordine. Il primo gol della stagione è in amichevole contro la Primavera della Lazio per il Villa Biagio. Chi lo firma? Gramaccia. Stefano Gramaccia. Il primo gol ufficiale in Coppa a Trestina, chi lo firma? Gramaccia. Stefano Gramaccia. Poi un infortunio all'anca, 3 mesi e mezzo in pratica fuori. Nonostante tutto uno scampolo di partita contro l'Imolese in gol, anche se metà di quel gol... lo vorrebbe Matteo Brunori, un cioccolatino, così l'ha definito, davanti alla porta. Poi? Poi niente, grazie a una risonanza per fare un controllo all'anca e ho scoperto che c'era un'anomalia alla vescica che dopo vari approfondimenti si è rivelato essere un tumore. E niente, è stato necessario l'intervento chirurgico per asportarlo, e però la cosa, grazie a Dio, la cosa positiva è stato il fatto che comunque il referto istologico era positivo e il tumore era benigno, quindi si è risolta nel migliore dei modi. È passato un mese. Sì. Fra l'altro tu sei tornato subito a casa, hai potuto, sì, riabbracciare tua moglie Lucia, il piccolo Alessandro, fra l'altro ci stanno seguendo, se vuoi salutare. Sì, sì, sì. Saluto, forse non so se dormono già, ma comunque li saluto. Se dormono li svegliamo, insomma, solo per il saluto, poi li facciamo riaddormentare. Dicevamo, tutto bene quel che finisce bene, perché tu sei anche tornato a correre. Sì. Allora, la sfida è questa, in campo fra quanto? Vuole saperlo Matteo Brunori per il prossimo assist? Io spero fra 2-3 settimane al massimo. Un paio di settimane. Quindi spero. Fra 3 settimane potresti essere nei 20? Ma forse anche prima, nei 20 anche prima. Tra questo è un messaggio per Massimo Cocciari, sì, un messaggio subliminale, insomma, che ci sta ascoltando a casa. Però il calcio va preso nella maniera giusta, è giovedì, e allora, come detto, lo prendiamo in che modo? Nella maniera giusta, ossia divertendoci. Certo. Quindi hai aperto tutto il tuo bagaglio di video e foto e l'hai fatto un po' mettendo in cattiva luce, per usare un eufemismo, un po' tutti i tuoi compagni, che andiamo a presentare, iniziando da chi? Dal Super Bomber con i suoi 16 gol, lo stanno seguendo un po' mezza Italia. A Castiglione della Valle non paga più nessuno perché dicono tutti di essere accreditati per seguire chi? Matteo Brunori, che andiamo a salutare. Buonasera, buonasera Matteo. Buonasera a tutti. La tua promessa al rientro per Stefano qual è? Che se rientra 2 settimane non segnerò più, perché è lui dentro l'area, quindi dentro l'anima in pace. Sta sempre dentro l'area, insomma. Centrocampista con il vizio del gol, Stefano, perché 71 gol in carriera per lui, un po' come anche Gabriele Goretti. Buonasera di nuovo. Ce li confermi 71 gol di Stefano? Ma ne ha fatti tanti, ma non vorrei che abbia esagerato. Giovedì non conta, te l'ho detto, però dai... Ne ha fatti tanti e spero che da qui alla fine ci aiuterà facendone altri, via. Lui non è un bomber, però ne ha fatto uno che gli vale una carriera, perché il gol promozione che ha portato il Villa Biagio dall'eccellenza in Serie D. Buonasera Federico Cenerini. Buonasera Nicola, buonasera a tutti i telespettatori. Tu hai un'altra scommessa con Stefano. Sì, c'è una scommessa con Stefano. Dici qual è? Dalla data del suo rientro alla fine del campionato, se facciamo 5 gol in 2 andremo a fare kayak alla cascata delle Marmore, e noi siamo abituati a vincere le scommesse, perché l'anno scorso abbiamo fatto la
sbiciclettata da Colle Umberto a Castiglia della Valle, quindi vinceremo anche questa. La sbiciclettata, Ale, tu l'hai fatta mai? Come no, tante volte l'ho fatta la bicicletta. Ma ancora, buonasera a tutti, ma ancora stavo, ripensavo alla faccia che ha fatto Stefano quando gli hai detto tra quanto, tra i 20. T'ha guardato come per dire tra i 20, non lo contemplava neanche. Saba, quanti gol per te in carriera invece? Vediamo se fai come Stefano, i tuoi l'abbiamo conteggiati da poco. Devo rifare il conto, comunque sono sopra i 71. Di quanto però sopra i 71? 76, 77. Chi li sta questa ricerca? Fra l'altro, come notate, non abbiamo la giacca nessuno, perché stasera abbiamo dei giocatori veri, quindi ci eravamo messi d'accordo, facciamo un po' come il club con Caressa Sky, tutti senza giacca, in onore proprio a Sky. Che cosa è successo però? Che qualcuno non ha capito bene il discorso dell'abbigliamento, si è presentato con un outfit un po' particolare in casa Villa Biagio, tralasciando Stefano Gramaccia che è di cerimonia stasera, ha capito che la puntata era interamente dedicata a lui, dunque si è presentato con anche il papillon del triplete tricolore. Vuoi salutare Riccardo e Leonardo Agostini che hanno fatto questo omaggio eccezionale per festeggiare il triplete lo scorso anno. Andiamo invece, come detto, sui lupetti, in particolare di Matteo Brunori e Federico Cenerini, che dalla regia abbiamo deciso di accogliere così. E stasera partiamo con Balla coi lupi, il che è tutto dire. Film che vede nel protagonista chi, Matteo? Chi c'è? Non lo so. Chiede l'aiuto da casa. Chi è il protagonista? Lupo. La capitale della Svezia. Ma non me la ricordo. Buoni. Tagliamo da Stoccolma, bravissimo Stoccolma, ha imparato anche la capitale della Svezia a distanza di un mese. Abbiamo detto Stefano Gramaccia è tornato a correre, è tornato ad allenarsi come si deve. Abbiamo proprio delle immagini di ieri che ci fanno vedere l'intensità con cui Stefano si sta allenando appena tornato al campo. Fra l'altro abbiamo anche, è in buona compagnia. Sono immagini un po' particolari, eccolo qui, sembra un ospizio. Invece vediamo a sinistra Stefano Gramaccia, a destra vediamo invece Luca Uballi con le stampelle, al centro chi abbiamo? È Francioni. Emanuele Francioni. Ragazzi, una grande generosità, poi abbiamo scoperto. Alla grande proprio. E questo ci spieghi l'allenamento che stavi facendo? Vabbè, mi riposavo perché avevo corso più io durante tutta la corsa che Matteo durante la partita, quindi riposavo. Questa è un'accusa pesante, puoi subito replicare. No, Stefano, non lo soffro. Solo quando ti si mette in area, solo quando campeggia in area. Sì, sarà sul secondo palo, intanto si addormenta anche sul palo. Non toccare Matteo Brunori perché è il vincitore della 16ª tappa del Super Goal sabato. L'ho votato io, tra l'altro. Ecco. Ah, beh, l'hai anche votato? E sabato sarà in tribuna al Curi, seguirà dal vivo Perugia Intella insieme a Francesco Cangi. Ci aspettiamo grandi cose nel video che ci invieranno dal Curi. Nel frattempo andiamo a vedere però chi ha vinto il Super Gol di questa settimana. E Luca Regnicoli, il vincitore della 17ª tappa del Super Goal, anche per lui due biglietti per Perugia e Entella di domenica. Fra l'altro si seguirà la gara insieme a Mattia Cecchini, compagno di squadra in Ponte Valle Ceppi. Possiamo applaudire questo gol oppure no, Matteo? Assolutamente sì. Allora andiamo con l'applauso. Tutto per Luca Regnicoli. Abbiamo dei filmati assolutamente imperdibili, delle chicche. Vuoi dirne una, un antipasto?
Ma io direi di non perdervi quella di Bevilacqua. Sì? Sì, quindi la caccia al topo di Gabriele Bevilacqua, mettiamola così. Ieri però si è giocato il turno di campionato, la 22esima giornata, Villa Biagio Montevarchi, il risultato? 0-0. Chi è stato il giocatore più pericoloso nel Villa Biagio? Gramaccia. Non è stato Stefano Gramaccia, ma Matteo Brunori. Allora riviviamo in 3 minuti Villa Biagio Montevarchi di ieri. Quarto risultato utile di fila per il Villa Biagio, inchiodato sullo 0-0 dal Montevarchi nel turno infrasettimanale di campionato. Un pari che mantiene il rossoblù al terzo posto, a meno 6 dal Rimini capolista che scappa. Per i toscani, terzo risultato utile consecutivo e 7° posto con sorpasso della San Giovannese. Senza Gramacci e Ubaldi, con Cangi a mezzo servizio, Cocciari lancia dal primo minuto il classe 2000 Cavalletti da trequartista nel 4-3-1-2 che vede Vitali in porta, Pettinelli, Vergaini, Cenerini e Polidori in difesa, Ceccarelli, Goretti e Rinaldi in mediana con Cavalletti alle spalle di Cardarelli e Brunori. Proprio Brunori è il migliore dei suoi e il primo a provare la conclusione a rete dopo 22 minuti. Il Montevarchi, privo di Essussi squalificato, schierato dall'ex Castarigoni e Rigucci con un 4-2-3-1 con Pellegrini fra i pali, Stampa, Schiaroli, Videtta e Lischi nel reparto difensivo, Donatini, Giacomo, Gorini in mediana con Rossetti, Biagi e Napolano a supporto di Adami, replica al 25esimo proprio con Adami che non trova lo specchio dopo la combinazione tra Donatini e Biagi. 4 minuti a concludere proprio Biagi sul servizio di Rossetti. Il vento inizia a soffiare a Castiglione della Valle, ma chi non se ne avvede è Brunori che al 35esimo cerca così la porta sul tocco di Polidori dopo il recupero di Rinaldi. Brunori è il migliore dei 22, per limitarlo i toscani addirittura triplicano la marcatura in ogni zona del campo. Si rientra nella ripresa con la grandine e il vento che rendono difficili anche le giocate più semplici. Rigucci alza Gorini sulla tre quarti e abbassa Biagi. Cocciari inserisce Francioni per Cardarelli. A creare grattacapi è il solito Brunori al 59esimo prima e al 75esimo poi, con una punizione che prova a sfruttare anche l'effetto vento. Stesso effetto che cerca anche Goretti da distanza siderale. L'ultimo squillo, così lo suona ancora lui, Brunori sulla torre di Francioni. Palla sull'esterno della rete e lo 0-0 è cosa fatta. Facciamo un salto indietro con la macchina del tempo, torniamo a Castelregone. 10 anni dopo, come l'hai ritrovato Alessio Vergaini? È sempre uguale. Io infatti ho domandato se era passato il tempo solo per me e non per lui. Oggi l'ho ritrovato centrale, ma l'avevo visto nelle altre partite esterne, spinge sempre. Addirittura gioca a sinistra, quindi l'ho visto nelle partite giocare a sinistra. Oggi invece ha fatto bene il centrale a destra, è forte. Sempre, era forte prima e lo è ora. Poi ragazzo eccezionale. Quindi. Però non aveva Rigucci in campo davanti. Eh no, sennò qualche sportellata non più la prendeva. Quanto ha pesato l'assenza di Essussi oggi? Ma allora quantificare le assenze è sempre difficile, anche perché venivamo da 3 partite dove eravamo quasi al completo, dove avevamo fatto non benissimo, c'era anche Essu, quindi non sempre è così. Sicuramente averlo per noi è un valore aggiunto, però oggi ha giocato un ragazzetto nel 99, si è fatto rispettare, ha fatto battaglia, ha tenuto testa a 2 difensori importanti e quindi mi è piaciuto e non voglio pensare all'assenza, ma voglio pensare al bene di quelli che hanno fatto, che hanno giocato. Massimo Cocciari, l'emergenza centrocampo non fa neanche più notizia e allora ecco che debutta dal primo minuto un classe 2000 Cavalletti. Sì, è il ragazzino che si allena da poco con noi e ho ritenuto opportuno che fosse preso in considerazione. Ha fatto benino, non è che uno si può aspettare chissà cosa appena giocano, però è anche un po' la nostra politica quella di inserire gradualmente dei ragazzi per poter magari valutare e vedere se c'era possibilità di tenerli in considerazione per le prossime esperienze. 0-0 da prendere come? Da prendere abbastanza bene, non abbiamo fatto una partita da ricordare, così come altri che erano con noi in campo, quindi ha capito a chi mi riferisco. Però accettiamo il punto, andiamo avanti senza problemi, senza crearci chissà quale tipo di situazioni negative, perché muovere la classifica è sempre importante e contro una squadra importante, contro una squadra strutturata con giocatori di livello superiore alla media. Quindi una bomba dalla distanza targata Gabriele Gore, cercavi l'effetto vento? Sì, ho bucato anche il pallone. Però no, sai chi ce l'ha quella botta da fuori? Ale, dillo un po' come si calcia di destra. No, Gramaccia, eh. L'effetto Flavio è esatto, il segreto è la valvola, vedi Saba che è un esperto, si sta allenando ultimamente sulle punizioni. Ale e Saba si stanno allenando in questi giorni solo su punizioni e verve musicale, hanno ritrovato una verve
Musicala è una sorpresa in serbo, un po' come il Brunori di Correggio, per darti un'idea, insomma, un gol di quella fattura. Bel gol a Correggio? Bello. Sì. Ma neanche te lo ricordi. No, fa... perché... Come hai segnato a Correggio? Come hai segnato? Di sinistro. Di sinistro? Sì. Controllo e? Girata e tiro di sinistro. Beh, no, dai. Faglielo di... in inglese viene? Oh, madonna. Ti salvai con oh my god, sarebbe stato. Due minuti di pubblicità, ma prima di vederci anche la caccia al topo di Gabriele Bevi l'acqua, abbiamo due immagini che ti riguardano, perché anche tu un po' nell'occhio del ciclone. Qui è Gabriele Goretti che ce le descrive. Andiamo dentro con la prima immagine. Cosa sta facendo allora, qui? Questa stava aspettando di prendere il rimborso spese. Okay. Era in attesa e giustamente... si era vestito così, ma da parecchi anni che gira questa. Senti Federico, ci aiuti tu invece sull'immagine successiva. Eccolo. Perché viene sempre in trasferta, Stefano? Lui viene in trasferta per svernare, cioè mangia tutto quello che c'è sul buffet, lui raccoglie tutto. Sì, ma... allora, questo piatto è una testimonianza. Se posso spiegare, sì, vedi che ci sono 4-5 petti di pollo, io ne avevo preso uno, sì. Matteo ne aveva presi 4, per non far vedere che mangiava troppo, il mister passava per i tavoli, me ne ha dati due, prendine due, ma in realtà sono i suoi. È vero che vi pesava ad inizio preparazione, sia a te che a Gabriele? Siamo qua. Vai. Parla tu, Gabriele. Siamo messi vicini perché eravamo quelli sotto indagine. No, eravamo tutti e tre. Anche con cosa li pesa? Una bilancia elettrica? No, con la bascola elettronica, perché se no non c'entra. Con la bascola da macellaio, perfetto. Due minuti, ci fermiamo al rientro, come detto, la caccia al topo, ma abbiamo anche altre perle, vogliamo dirvi un Matteo Brunori in versione domestico, da non perdere qui a Caffè Sport. Trova l'auto che ti piace, vieni da AutoStop, esclusivamente dal mercato italiano, aziendali, chilometri zero a un prezzo mai visto. Siamo a Trestina, in Viale Parini. AutoStop, e non resti mai a piedi. Ciao nonno, sono Roberto, mi dai 50 euro per fare il tatuaggio? Certo, sono qua. Ciao nonno, sono Silvia, mi dai 50 euro per andare dalla parrucchiera? Va bene. Grazie. Peppe, un po' mettete questi occhiali. Ciao nonno, sono Lucia, mi dai 50 euro per andare a vedere il concerto di Fedez? Sì, ma gli altri 100 dai da Simone per gli occhiali. Uccello! Mondottica! Per vederci sempre lungo. La tua sicurezza a 360 gradi. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. Assicurazioni furto, incendio, RC auto, vita, accantonamenti pensionistici, finanziamenti e premi a tasso zero. Consulenza specializzata. Ci trovi a Perugia, via Briganti 93. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. E non sbagli un colpo. Cerchi un posto dove trovare tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute e il tuo benessere? Vieni allo studio fisioterapico Fisio Salus, un poliambulatorio a disposizione per ogni tua esigenza, con un'equipe di specialisti pronti ad assisterti a 360 gradi. Fisio Salus non è solo attività ambulatoriale, ma soprattutto fisioterapia avanzata. Luca Rosi e il suo staff di fisioterapisti sapranno trovare la soluzione giusta per te, con professionalità, competenza e tecniche all'avanguardia. Fisio Salus è convenzionata con gruppi assicurativi e società sportive dilettantistiche e professionistiche ed è partner sanitario della Sir Safety Volley settore giovanile. Ci trovi a Perugia, strada Tiberina Nord 24, Ponte Felcino. Fisio Salus, molto più di un semplice ambulatorio. Il
luogo ideale per le colazioni e i tuoi aperitivi? Il Bar Bellucci, ricevitoria, edicola, tabacchi. Ti sei dimenticato di fare la spesa? Il Bar Bellucci è anche alimentare. Lo trovi a Resina, strada Tiberina Nord 315. Vieni a seguire tutta la Serie A, le gare del Perugia e la Champions League sul nostro maxischermo. Dalle 6 a mezzanotte il Bar Bellucci è sempre aperto per te. Semplice come bere un caffè. Sofia. Di nuovo insieme a Caffè Sport, iniziamo con Sticchio la Talpa. Prima però c'è Gabriele Goretti che deve fare un saluto speciale. Sì, volevo salutare il mio nipotino Lorenzo che da Grosseto ci segue sempre ogni volta che vengo in trasmissione, quindi lo saluto affettuosamente. E salutiamo Lorenzo. Saba, vuoi salutare qualcuno anche tu a casa? Saluto Lorenzo. E tutti gli ospiti che ci seguono ogni settimana. Da Grosseto dintorni. Sì, anche. Facciamo una cosa, lanciamo questo contributo con il Ciak. Andiamo su Ale e Saba. Perfetto. Allora, 3, 2, 1, Ciak. Andiamo con la caccia al topo di Gabriele Bevilacqua. Allora, io posso mettere. Io un soldo e investo. Io posso mettere 300.000 euro. Più un ciò. E investire nella zona. 300.000, guarda un po' di caffè, più, no, però c'è 250 euro filo, eh? Oh, 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 buonasera Gabriele Bevilacqua. No, no, buonasera, niente, Gramaccia è proprio, innanzitutto, domani si ritrova una bella denuncia perché non è manco autorizzata, manda certi video. Ma tu che ne sai che sono stato io, che ne sai? No, 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 io lo so bene. Lo so Gabriele, Fada è un gran fisico, dobbiamo dirlo, hai messo in mostra grazie. Un addominale importante, se lo sogna Gabriele Goretti, è il suo sogno, avere un addominale così, anche in base a quanto dicevamo prima, però chiariamo subito di chi è la colpa, cioè chi è che ha pensato questo scherzo? Ah, sì. Ah, io penso Gramaccia, no, da no, quello no, che no. Dalle spie dello spogliatoio hanno detto Gramaccia, quindi no, sicuramente no. Lui, sicuramente. Senti, che tra l'altro gli voglio fare complimenti che stasera è veramente vestito bene, ma bene, bene, bene. Puoi dirlo forte e chiaro. Poi tu in quanto outfit sei un esperto. Senti, ti abbiamo consumato una piccola vendetta per te, perché il responsabile, a quanto risulta a me, di questo scherzo, di questo topo morto che ti hanno fatto trovare sulla panca, sai chi è? Andiamo dentro con l'immagine, potrai anche commentarla tu. Guarda di chi si tratta, ecco. Lo vedi? No, mamma mia che schifo. Ah, è brutta roba, che oh, poi, mamma che poi Gabriele mia. Ha visto Cardarelli. Ha visto mentre lo schiacciava e potresti anche raccontarci la scena. No. Non mi fa ricordare certe cose che avevo rimosso. Io credo abbia mangiato il topo morto che era sopra la panca per te, poi se lo sia mangiato Alessio. Ma hai fatto passare, cioè, guarda, ti dico la verità, sto con Kanji a mangiare il salame del re, cioè veramente, adesso non lo so, oh fra, che facciamo, lo buttiamo? Senti. Sì, perché poi la crema ispira un po' quello che c'ha la Cardarelli, che buttiamo il salame. Francesco, perché ti chiamano il castigatore? Abbiamo anche Francesco Cangia al gran completo. Ci dici perché ti chiamano il castigatore? Perché guarda, mentre Gabriele qua che parla con voi in terrazza, io sono sul divano con Asia. Infatti vi devo salutare che devo tornare alla TV con lei. Poi abbiamo anche un'immagine che ti riguarda, stai buono lì perché c'è qualcosa anche per te. Ti ripasso Gabriele che io torno sotto il plate con Asia. Perfetto. Senti, abbiamo anche questo però Gabriele, questo ce lo commenti tu in onore proprio di Stefano Gramaccia. Ale Gramaccia, guarda, ci mettiamo un ticchino di sale. Ale, vedi come funziona? Il pulsantino, premi e scende il sale. Ale, a posto. Bruno, 0,99 se guardi, era dopo 3 giorni che l'avevo comprata io. Quando l'ho comprata io costava 7 euro. Quindi non ti preoccupate, io a 0,99 non ci compro niente.
Acquisti solo a 7 euro, ma che occasione era, Gabriele? No, no, quella è l'entrata che vende la sua moglie al supermercato, capito? Lui è abituato con questi prodottini, sì, ma questa roba. Ha abitato una volta a cena, mi ha fatto bevere il ronco. Però scusami, il sale sulla pasta una volta messo anche il sugo è un'abitudine tua? No, capito, scusa. Il sale sulla pasta, dopo aver messo anche il sugo, non prima nell'acqua. Aspetta, Saba, tu la metti sempre nell'acqua il sale, sbaglio? Contemporaneamente. Ma pasta e sale insieme. Una volta servita la pasta, Ale, metti mai il sale sulla pasta? No, tu? Già tutto posto, già pronta da mangiare. Chef Saba, già prodotto. Esatto. Perché tu, Gabriele, metti il sale sulla pasta dopo averla impiattata? Se scioglie, no? Se scioglie col caldo del sugo, eh? Perché la pasta era di 3 anni prima, la salsa di pomodoro era scaduta. Ma eravate a cena a casa sua? No, era a casa mia da solo, gli stava mandando video su... Gli insegnavi come si cucinava. Bravo, certo. Quindi bravo. Diciamo, sei anche un po' chef, Gabriele, abbiamo capito. Sì, da quest'anno c'ho un figlio che cangi, che mi tocca mangiare. Sei proprio Ratatouille tu, eh? Esatto. Mamma mia, comunque Ravaccia ha veramente vestito bene. Però io vorrei chiedere a Gabriele come mai il puntino che copriva, diciamo, le parti intime era così piccolo. No! Potrei sapere come mai. Per sbagliare Gramaccia. Mi fa parlare, dai. Guarda, poi non ti muovere, puoi scriverci perché in quanto a parti intime lanceremo fra poco un sondaggio particolare, però io so che Francesco Cangi vuole vedersi il Trestina, prossimo avversario del Villa Biagio, chiedigli conferma. No, ma aspetta, scusa, torniamo al discorso delle parti intime, tra un po' ti mando anche io una foto delle parti intime di qualcuno, così lì smettiamo di ridere, non ti preoccupare. Va bene, adesso ti aspettiamo. Io. WhatsApp 344. Che dei tre lì e non è quello col lupetto. E non so quello col lupetto. Allora, WhatsApp 344-0575-758. Grazie anche a Gabriele Bevilacqua, salutaci anche Francesco Cangi. Però, come detto. Goretti non ride più. So. Prossimo avversario del Villa Biagio, chi abbiamo detto? Trestina. In Coppa chi ha segnato al Trestina? Gramaccia, stavolta è vero, visto che l'altra volta non era vero, l'unica partita buona. Allora noi che facciamo? Un minuto e mezzo, ci guardiamo San Giovannese Trestina 1-0 di ieri. In panchina Coadio e Mugelli, queste le decisioni per il necessario turnover in casa San Giovannese. Mediana Lunghi, Papini è in difesa, è decentrato a destra. Prima azione e gol azzurro, sarà quello decisivo. Dalla lunga distanza Di Santo coglie in pieno il palo, la respinta è preda di Chechi che serve solo sotto misura Jukic, il quale insacca il vantaggio per il Marzocco. Rispondono subito gli Umbri, anche in questo caso dal limite. Villanova trova però la deviazione in corner di Valoriani. Metà frazione, punizione per i tifernati, batte Morvidoni che cerca di sorprendere l'estremo sul suo palo ed è proprio il montante a negare il pareggio. Fortissime proteste poi in casa San Giovannese, il forte vento inganna al minuto 25 sul retropassaggio ospite. Jukic anticipa Garbinesi uscito sulla propria tre quarti e va giù, per il direttore di gara però è tutto regolare. Con le immagini passiamo alla ripresa, esce Garbinesi per il secondo portiere Cosimetti per una questione anagrafica, questi rischia la classica fotografia da calcio balilla da Jukic, il portiere blocca. Ghiotta possibilità per il pari, minuto 26, punizione che diviene assist per Pezzati che di testa prende il tempo a tutti, sfera sulla traversa, ancora al centrale, ex di turno, conclude sul fondo sotto misura. Forcing finale del Trestina, occhio però a Jukic che recupera palla sulla propria tre quarti e arriva, sfera al piede fino al limite opposto, diagonale poco preciso dopo tanta fatica e finisce comunque 1-0, la Sangio si riprende il sesto posto. Gabriele Goretti, 20 secondi, riflessione seria in vista del derby di domenica. Ma da quello che ho visto, nonostante che il Trestina ha perso, mi è sembrata una squadra in salute. Ho visto ha preso un paio di legni e quindi poi insomma sappiamo bene quanto è difficile giocare a Trestina e quindi prepareremo bene questa partita. Un messaggio, Ale. Non so se per il fatto che abbia parlato adesso, ma proprio per lui. Grande Goro, un saluto da Gabriele Costantini. Contraccambio di saluti e insomma
Spero che stia andando bene anche per lui questa annata. Senti, la vicenda dell'antenna, com'è finita invece? Ci è tornata in mente ora che ne avevamo parlato proprio qui a Caffè Sport. Invece di toglierla è cresciuta proprio. No, è rimasta sempre uguale oramai. A distanza di un anno non si è risolto il problema. Puoi fare un appello sfruttando le telecamere. Sì, ma ormai ho perso le speranze. Io vi dico solo di venire a vedere perché è veramente una cosa brutta e... Però purtroppo sui condomini si può fare, quindi mi tengo questa antenna. Ecco. Saba, hai visto come segna Matteo Brunori, no? Sì. Da attaccante, insomma, tu sei un grande estimatore. Vuoi vedere anche come canta Matteo Brunori? Assolutamente. Allora, sì. Togliamoci questo sfizio. Giorni impazziti di polvere di gloria, e lo ripeto ancora fino a strapparmi le corde vocali. I wanna be forever. I want to live forever. Con un inglese perfetto ci rifai forever and never. Ora ti prendi la telecamera di Luca, eccolo, e facci forever and never con quell'intensità. Forever! Eppure hai anche imparato l'inglese, quello che era un po' il tuo neo. Tu sei stato 2 mesi a Chicago, è passata alla storia il fatto che tu sia tornato conoscendo lo spagnolo e non l'inglese. Questo è uno dei tanti misteri. Perché stavi sempre? Con i messicani. Con i messicani, noti. Tu Saba lo sai che... Ah, un po' come Chinatown e Mexico Town a Chicago, no? Famoso, insomma. Chiaro. A proposito di Despacito, sentite Despacito, volevo salutare Marcello, che è il massaggiatore del pianello, che quest'estate mi ha accolto. Ah, tu sei quello che canta Vespacito. No. Salutiamo Marcello, in questo momento è a Miami con la M, no, a Miami, è in crociera ma ci sta seguendo, lo so. Per certo. Ah, in crociera ci sta seguendo, streaming. Tornerà conoscendo l'inglese peggio o meglio di Matteo Brunori, però bisogna fare i complimenti anche a Rondoni, no? Gabriele, che conosce lo spagnolo in maniera perfetta, su Despacito proprio non ha sbagliato una parola. No, niente. Io penso che quest'anno nello spogliato di Elvira Biagio parliamo a motti. Quindi Federico, come fate per farvi capire? E adesso Cardarelli è il centro di si fa intendere benissimo, non si capisce niente, se non c'ha proprio lo gnocco sulla gola. Un sorcio in bocca. Sorcio in bocca. Matteo Brunori l'abbiamo visto cantare, non l'abbiamo visto segnare, lo vedremo fra poco. Vuoi vederlo fare le pulizie in casa? Assolutamente sì. E andiamo. Linea per linea. Questo Romani quando vede la tua mamma. Fatti parire. Sarà orgogliosa tua madre Carla nel vederti veramente dare l'aspirapolvere. Chiariamo, non è una rapina il secondo video, quando scappi con lo scatolone, ma... Stavo trasportando il televisore, è un po' più grande di quello di Stefano, lui c'ha quello... Però stai buono perché il Lizza per la vittoria al Fantacalcio insieme a Gabriele Goretti è il primo premio proprio un TV da 43 pollici. Sarà dura. E quindi trasportavo il televisore da casa vecchia a casa nuova. Ma c'è un segreto dietro tutto, c'è un segreto, qualcosa che ti porta anche a fare stretching in questo modo.
Massimo Cocciari che ci sta guardando a casa e ti vede fare queste cose. La Scala Mobile dove sei, fra l'altro? Qua era Gran Casa, mi sembra. Ah, quindi che cosa avevi acquistato? Eri talmente euforico. Facevo le posture. Era lunedì, quindi, dopo la partita. Comprava forse la scopa per poter... Anche Saba fa stretching così. Lui il venerdì sera, in genere, Saba. No, io faccio sul serio, che c'è un principio di pubalgia. Quindi fai le posture davvero. È ottimo questo esercizio. Io andrei a Gerlinda, Saba proverei a fare un po' quello che ha fatto Matteo Brunori. 10 posture, una dietro l'altra, però... Pasture. No, chiariamo subito, si può dire di tutto di te tranne che non sappia vestirti, al di là del lupetto di questa sera, però ti sei presentato a Villa Biagio così, guardiamo come. Però il lupetto c'è sempre. Vai Stefano, il commento a te. Cioè anche, dobbiamo anche commentarla sta cosa, sta roba del genere. Vuoi fare anche il balletto alla Pogba oppure no? No, quello ce n'è, molto bravo. No, ah sì? Da qui alla fine, allora, però Saba appena visto questa foto ha suggerito, quando ha saputo insomma che ti stanno dietro parecchie squadre, possiamo dirlo insomma che il Parma ti sta seguendo, ora starà a te continuare così in questo girone di ritorno, 16 gol nel girone d'andata, c'è un girone di ritorno ancora da disputare, però Saba quando ha saputo dell'attenzione di queste squadre importanti ha detto: io consiglierei a Matteo una cosa. Che cosa vuoi consigliargli, Saba? No, io se lo seguo il Parma gli consiglio di farmi venire allo stadio perché io tifo il Parma. No, però questa non è assolutamente una cosa vera, dilla tu, ma io non c'entro nulla, non ho consigliato nulla. Tra l'altro il Parma ha preso Ciciretti perché si pensava fosse un lupetto, quello, ma è il tatuaggio che... Invece è il tatuaggio, vale. Poi sarebbe da mandare subito una foto di Ciciretti per chi a casa non lo conosce, però ha detto di vestirti così, guarda, eh. Se cambierai squadra, presentati così. Più o meno le qualità tecniche però, Federico, sono le stesse, no? Fra... Sì, anzi, Matteo è molto più forte, secondo me. Anche più forte, dici? Sì, sì. Per chi non fosse convinto, a casa gli facciamo vedere che cosa i 16 gol di Matteo Brunori con la maglia del Villa Biagio.
Sulla maglietta cosa c'è scritto? Forza Sticchio, torna presto. È stato un bellissimo gesto che hanno fatto subito la domenica dopo che mi sono operato e l'ho apprezzato veramente tantissimo. Ce l'ho dentro la camera mia sopra una sedia. Gesto bellissimo veramente. La tieni sulla sedia finché non segni. Quando segni te la metti nell'armadio. Quindi che scadenza ti dà in diretta? Vai. Dipende da Matteo quando mi farà l'assist. Dipende da te quando torni. Perché il sabato non ti presenti all'allenamento? Si diceva prima perché. Ma era successo una volta perché era il periodo. Due volte. Che poi non è che non mi sono presentato. Sei mesi che non due volte. E andavo in piscina a fare, non potevo fare nient'altro, andavo in piscina. Abbiamo chiamato la piscina di Umberti. Non era vero. Infatti andavo a Ponte Felcino. Ma attenzione, perché sai chi è che va sempre in piscina il lunedì per fare le faticanti? Emanuele Francioni. Emanuele Francioni. E fra poco state buoni perché sarà il grande protagonista, l'avaro di Gubbio e dintorni, soprannominato così, capiremo perché. Intanto però, quante domeniche sono, quante giornate sono che non vai in gol, Matteo? Due giornate, questa è una notizia, un po' come se all'Inter non segnasse Icardi per due giornate. Ma di chi è la colpa? Andiamo dentro con questo filmato e poi lo capiremo. Si va. Biancaneve mangia la mela della strega e si addormenta in un sonno profondo. Tu ora hai bisogno di un bacio di una principessa per svegliarti. La colpa di questi video di chi è? Stavolta non c'entra nulla Stefano Gramaccia, ma la colpa è tutta di Dalila. E allora diciamo, ammettilo in diretta, è colpa tua di questi video, ok? Faceva stretching sulla scala mobile, ce lo confermi? Non sei microfonata? Sì o no con la testa, vai? Sì, quindi faceva stretching, ce l'ha confermato anche lei. Quindi quando ti riprenderai inizierai a segnare? Quando mi dà un bacio. Quando ti dà un bacio. Allora, prima della fine della trasmissione rientreremo in pubblicità. Beh, con, Nico, con... non è stregata la mela, è che non ha pagato la bustina della mela. Visto che era il motivo è quello. Il sacchetto, dipende tutto dal sacchetto. Te la sei cercata? Quando ti dà un bacio io che non più. Anzi, vieni dai, a dare un bacino in diretta. Passa pure dietro. Te lo facciamo dare dopo, un bacio, te lo sei cercato, sei diventato sì, anche un... Anche Gabriele, volendo. Ah, sì, infatti, guarda, daglielo così a stampa. No, non vale. Io ne ho mangiate in cesto di mela. Senti, abbiamo detto prima, Kanji come l'abbiamo definito? Il castigatore. Perché il castigatore? Beh, penso che si vedrà dall'immagine. Ok, e anche qui c'è Dalila, l'abbiamo chiamata in causa, ci guardiamo anche Dalila nella foto. Ok, allora... Che cosa sta acquistando Francesco Kanji? Un paio di mutande. Vediamo Dalila. Sì, perché lavora... Al lavoro, che sta vendendo dunque il capo. E abbiamo poi anche chi? È la ragazza di Cardarelli. Di Alessio Cardarelli. Quindi due in un colpo solo. E questo suona un po' strano. Nella successiva chat di WhatsApp, Francesco Kanji giustifica così la sua presenza al negozio. Mi stanno consigliando sulla taglia delle mutandine, prendono le misure Gorius. A te Gabriele, non so perché lo scriva a te Gabriele, questo un po' mi preoccupa sinceramente, però io sono quello che ha la taglia più grossa, non si sa perché, perché sono grasso. Solo per quello insomma, però stai buono, te la sei cercata perché andremo anche ad investigare sulle tue parti intime. Prima però dobbiamo guardarci anche un altro filmato, perché chi c'era con le stampelle ad inizio quando abbiamo visto il riscaldamento? Ubaldi. Luca Ubaldi, che ora si è fermato per un problema al piede, ha subito un brutto pestone, però è uno che macina, è uno che si allena continuamente, quando anche in estate, ma vediamo come si allena. Rory, dove sei? Ti aspetto qui, al campo a Bastia, porta la crema, che ci abbronziamo e corriamo, muoviti, fai doppio oggi. Sabba ha detto non ho capito una parola, vuoi tradurci l'ultima parte soprattutto? Era l'invito di Luca a fare un po' di preparazione nudo, così nudo. Immagino tu quanto ne abbia fatto visto le condizioni in cui ti sei presentato. Mi immagino che Dalila, visto il tuo fisico, non ti faccia correre nudo, ti metta un divieto. Chi corre sempre nudo invece è Gabriele Goretti. Io non corro però. Sì, corro. Se invece ti dico senza mani, chi ti viene in mente?
Vitali? No, vabbè, ma i cognomi no. 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 Ah, puoi dire anche Alvaro. Il nome, puoi dire il nome tu Federico? Alvaro. Leonardo Vitali, detto anche il posteggiatore, andiamo a vedere perché. Io ci ho provato. No, no, sta buono, ti dica che hai fatto? Ha fatto spostare? Presidente posteggiatore. Io immagino che tu Matteo non l'avresti mai fatto. Presidente Piero Vicaroni a tavola, a metà tagliatelle, viene disturbato da Leonardo Vitali che non riesce a spostare l'auto perché c'è quella del presidente che la blocca. Piero Vicaroni dice spostala tranquillamente, dopo 10 minuti di manovre rientra. Lui sarebbe andato via direttamente con la macchina del presa. Senza neanche presentarti alla convocazione. Guarda, mi hai anticipato perché questo avrebbe potuto farlo Saba, ecco. A te ci avrei visto bene, Saba, fare una cosa. A proposito di parcheggiatori, salutiamo Franchino, il mitico parcheggiatore. Grande Franco, che è stato ospite di Caffè Sport nella puntata dedicata ai custodi e dintorni. È andato davvero spettacolo con il suo staglio olio e non solo. Ci ha regalato anche delle perle filosofia di vita importanti che Ale e Saba ancora non dimenticheremo. Conservano nei nostri cuori, nei loro cuori, esatto. Abbiamo anche una foto, credo, di Leonardo Vitali. Se ci spieghi tu, Matteo, il perché Stefano Gramaccia ce l'ha propinata così. questa forse dopo Rimini era. No, scherzo, a parte scherzi, ci può stare. Adesso sono 4-5 allenamenti dopo Natale che gli hanno regalato i guanti con delle mani dentro e fortunatamente le sta usando. C'è un ritardo nella spedizione. C'è un ritardo, sì. Fra l'altro, fra i convocati anche la rappresentativa che prenderà parte al prossimo Viareggio, insomma, sta facendo davvero molto bene Leonardo, portiere classe 1998. Vuoi dire qualcosa, Federico? Allora ti dico solo Goretti nella scaletta abbiamo. Ecco. Lascio la visione ai telespettatori. Ma a seguire anche Francioni e un Cenerini imitatore. Un minuto e mezzo, fascia pubblicitaria, rinnovo qui a Caffè Sport. Cerchi un posto dove trovare tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute e il tuo benessere? Vieni allo studio fisioterapico Fisio Salus, un poliambulatorio a disposizione per ogni tua esigenza, con un'equipe di specialisti pronti ad assisterti a 360 gradi. Fisio Salus non è solo attività ambulatoriale, ma soprattutto fisioterapia avanzata. Luca Rosi e il suo staff di fisioterapisti sapranno trovare la soluzione giusta per te, con professionalità, competenza e tecniche all'avanguardia. Fisio Salus è convenzionata con gruppi assicurativi e società sportive dilettantistiche e professionistiche ed è partner sanitario della Sirs Efeti Volley settore giovanile. Ci trovi a Perugia, strada Tiberina Nord 24, Ponte Felcino. Fisio Salus, molto più di un semplice ambulatorio. La tua sicurezza a 360 gradi. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. Assicurazioni furto, incendio, RC auto, vita, accantonamenti pensionistici, finanziamenti e premi a tasso zero. Consulenza specializzata. Ci trovi a Perugia, via Briganti 93. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. E non sbagli un colpo. Yeah, girl. I was a yeah, girl.
Lava là, lava e stira tutto, anche Ale e Saba. Porta in tavola il meglio. Porta in tavola carne genuina e frutta fresca a chilometri zero. Agricola Tardioli, a Sant'Angelo di Celle, carne suina, bovina e pollame, direttamente dall'azienda ai punti vendita. Frutta fresca ogni giorno, raccolta e consegnata giornalmente nei nostri negozi, con la qualità che ci contraddistingue. Seguici su Facebook e clicca mi piace su Agricola Tardioli, Perugia, in via Petrarca 32. Agricola Tardioli, dalla nostra campagna alla vostra tavola. Dacci un taglio. Vieni da Effetto Donna, il centro numero uno nel taglio moda e nella ricostruzione del capello. Creiamo bellezza ecosostenibile attraverso l'utilizzo dei prodotti Davines, naturali e riciclabili. Trattamenti anti-age e anticaduta, shampoo conditioner, trattamenti con acido ialuronico. Ci trovi a Perugia, Ferro di Cavallo, via Gregorovius 33A. Effetto Donna. La bellezza alla portata di tutti. Il luogo ideale per le colazioni e i tuoi aperitivi? Il Bar Bellucci, ricevitoria, edicola, tabacchi. Ti sei dimenticato di fare la spesa? Il Bar Bellucci è anche alimentare. Lo trovi a Resina, strada Tiberina Nord 315. Vieni a seguire tutta la Serie A, le gare del Perugia e la Champions League sul nostro maxischermo. Dalle 6 a mezzanotte il Bar Bellucci è sempre aperto per te. Semplice come bere un caffè. Sofia. È il momento tanto atteso, c'è gente a casa che si è sintonizzata solo per questo, per la gioia di Gabriele Bevilacqua, quando abbiamo un documento inedito. Ale e Saba non stanno nella pelle nel vero e proprio senso del termine. Siamo in fascia protetta però. Siamo in fascia protetta, abbiamo aspettato 22:50, perfetti. Di chi è questo deretano? Andiamo dentro con le immagini. Stefano, ce lo dici tu? Ma io... Non vorrei... Assumiti la responsabilità, no, però. Se dicessi il nome della persona... Abbiamo anche come... un'altra inquadratura. Questo è il vecchio. Dacci un indizio, a casa così possono capire. Ma abita a San Nicolò di Celle. Ecco, per Dalila dietro le telecamere, che sta seguendo con interesse, cosa puoi dire anche per aiutarla ancora di più? Abbiamo giocato 5 anni insieme. Vogliamo dare anche un altro indizio? Inizia con la G, il nome. Fra i giocatori qui presenti in studio è l'unico ad aver segnato al Curi, una botta al cerchio, una alla botte, insomma, capito? In questa situazione. E... Hai fatto tutto da solo. Devo andiamo sulla squadra al prossimo. Senti, mi chiamano Corigno, ma non per cerchi di cuore, c'è alcuni da brasiliano. Non posso essere io, dai. Un po' tuo montagno, se vedi benissimo. Effettivamente è tutto deformato. Si è riformato, non si sa. Quindi è qualche, o hai qualche preparatore nostro. Ma sono quindi i preparatori potrebbero essere nell'ordine, non preparatore dei portieri, no, Gianni Calussi. Sono tutti in forma, non può essere. Neanche. O il prof Fracassini, no, che ti farà fare meglio. No, 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 no. Però allora io dico una cosa, secondo visto me che siamo anche in fascia protetta, sì, vediamo se è il suo effettivamente. Io volendo posso... Lui si spoglia davvero, a Gualdo nei festeggiamenti per l'eccellenza. E non era questo, dai. Però forse c'è stato il Natale di mezzo, magari ha mangiato un po' troppo. Qualche pandoro in più. Qualche panettone. Però scusa Saba, com'è il culo da brasiliano? Anche Ale se ci può aiutare per... Da brasiliana? Non capisco perché non mi ha mai chiamato da brasiliano, non ho capito perché. Da brasiliana più grosso e meglio è, da brasiliano non lo so. No, beh, quando c'è da fare la donna la fai quasi sempre tu, Ale, per questo. Ah, insomma, altro, uno stacco di gambe al femminile, Ale, davvero da fare invidia, l'abbiamo visto in uno spot che è passato prima. Quindi di chi è Federico, concludendo qui? Ma io non lo dico, non posso fare nomi. Ma non lo sanno perché brasiliani, messicani, siamo lì di chi è? No, davvero? No, no, ti stai dicendo. No, non si sa, davvero. No, non lo so. Comunque veramente, devo essere sincero, è girato per molti mesi questa foto sul nostro gruppo di WhatsApp e non si è capito mai, nessuno veramente riusciva a capire, veramente si capiva, come dicevano, ma non è possibile che qualcuno della squadra nostra sarà di qualche vecchio, perché è impossibile. È impossibile. Immagina la gioia di Massimo Cocciari nel vedere domani porta la bilancia su. Domani rispolvera immediatamente la bilancia. Guarda, 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 stai buono, ci sta chiamando, guarda, eccolo, in diretta, live, incredibile, guarda, avviciniamo il microfono.
Buonasera Massimo Cocciari. Cioè, no, non ci siamo messi d'accordo, incredibile, bellissimo, vai. Fammi la cortesia, manda a casa quei quattro scemi. L'effetto sorpresa, buonasera anche a Massimo Cocciari, non era una telefonata preparata. Senti, io so che tu sei rimasto impressionato nel vedere il lato B di Gabriele Goretti, è vero? Quando è il mio mister? Sì, ma questa è la foto vecchia, era quando era 3 kg in meno. Quindi adesso è anche 3 kg in più. Infatti la seconda è quella, 3 kg in più. No, vedi che è tagliato lateralmente, c'è qualcosa che non c'è. Senti, quindi ci confermi però che non è nessuno dei preparatori, tu che insomma ti spogli con loro, ce lo puoi confermare questo? No, cioè io queste ne guardo poche delle cose, non è che mi interessi molto. Benissimo, e invece so che ti sei visto con particolare attenzione i gol di Matteo Brunori, la caccia al topo di Gabriele Bevilacqua, te la sei vista? Sì, sì, ho visto tutto, ma mandali a casa, fammi il favore. Allora guarda, ci guardiamo solo questa chicca relativa ad Emanuele Francioni e poi come promesso te li mandiamo a casa poco dopo le 11. Grazie, un saluto anche a Massimo Cocciari. Grazie davvero. E qui niente di preparato, bellissimo, una telefonata col viva voce sul microfono è una delle cose più belle mai fatte. Ci ha fatto una sorpresa anche il tecnico del Villa Biagio, sei riuscito anche in questo, complimenti Gabriele. Dicevi Ale? No, mi piaceva anche lo sfondo con te accanto. Le due facce lì in mezzo, esatto, i due sì. Profili. Infatti c'è anche una freccia in mezzo, poi abbiamo notato. Se ti dico invece Pettinelli, che cosa ti viene in mente? È un outfit inguardabile proprio. Sei convinto? Andiamo dentro, guardiamocelo. Guardiamoci proprio l'outfit, se è così come l'hai definito tu. Qui foto normale. Ah, le Sauconi. Sì. Pantalone gessato che si mette per i battesimi. Sì. Maglioncino di cammello, tanto che è diventato come? Cammello Pettinelli. Nel deserto del Sahara. L'evoluzione di Pettinelli. Però arriva il pezzo forte ora, perché allora Lucia, tua moglie, che cosa ti ha regalato? Quando? Un regalo ti ha fatto particolare? Un paglio? Un paglio di? Di scarpe, ok. Ah, le scarpette. Le scarpette, certo, sì, sì, ok, sì. Perfetto. Scarpette acquistate a quanto? 160 euro. 160 euro, però che problema hai avuto? Beh, quest'anno chiaramente non avendo mai giocato non le ho potute mai mettere, poi mi facevano male un po' le unghie, quindi non riuscivo proprio a metterle. E avevo chiesto a mio compagno di spanciarmene, di allargarmene un po' per poter... Il tuo compagno è? Emanuele Francioni. Alla fine siete arrivati ad... Le scarpe gli sono piaciute, giusto? Se non sbaglio ci ha anche segnato. Ci ha anche segnato domenica. Domenica scorsa, perfetto. Gol di Francioni con le maglie di Stefano... Con le scarpe, pardon, di Stefano Gramacci. A quel punto che succede? Francioni vuole a tutti i costi che io gli... All'inizio voleva che gli regalassi le scarpe. Poi io gli ho detto assolutamente no, perché è un regalo di mia moglie, non posso. Poi comunque l'ha pagato tanti soldi. Vabbè dai, ci mettiamo d'accordo per il prezzo. E alla fine il prezzo è Gabriele Goretti, è stato un necessario intervento dell'intermediario, la trattativa si è chiusa, sì. Su che base? No, vai. Non si è chiusa ancora, però forse le paga e dilazionati per 7-8 anni, quindi ha smesso di giocare quando ha finito. No, sul serio, però abbiamo anche una chat che l'attesta. Credo 90 euro forse, però ovviamente come le fatture dei fornitori, 30, 60, 90 giorni. Gramaccia o il business plan? La chat di WhatsApp firmate Emanuele Francioni, 50 euro subito, 10 a febbraio, 10 a marzo, 10 ad aprile, 10 a maggio, è tutto vero. Quelle sono le banconote di Emanuele Francioni sopra. Vai Gabriele Goretti. E allora possiamo darlo per ufficiale? Se mi dà 90 euro da qui a maggio, in comode rate da 10 euro mensili. Assolutamente no, gli ho detto che se mi fa così gliele brucio. Piuttosto non le metto neanche io, ma gliele brucio. Buonasera ad Emanuele Francioni. Buonasera, buonasera a tutti, banditi. Guarda, abbiamo fra l'altro una foto che ti ritrae, abbiamo scoperto, hai ricevuto anche un premio speciale. No! Ti riconosci? È svenuto. Ho messo l'avvocato.
è ufficiale. Non lo paga. Guarda, ti facciamo i complimenti per il gol di domenica. Sai chi te li fa? Te li fa in maniera particolare Matteo Brunori, che ci ha riferito, sta aspettando ancora una colazione. Vai. Francio! Ma dimmi, ci mangi un altro po'! Devi ancora fare la colazione a me a Ubi, eh? No, la colazione lui ve l'ha offerta, ma come, racconta? Lui ha perso una scommessa, come sempre, con me e Ubaldi. Lui giocava con Cardarelli nella partitella e chi perdeva offriva la colazione. In pratica lui si è presentato con 2 euro, quindi caffè e brioche. Ubaldi voleva la spremuta e Ubaldi la spremuta l'ha bevuta. Avevi paura che facesse male, no Emanuele? Mettaci di trama. Ragazzi, l'alimentazione è una cosa seria. Senti, vai ancora in piscina, perché prima si è detto di Stefano che vai in piscina il sabato. Il tuo defaticante nel lunedì, almeno con la maglia di Fontanelle Branche, era questo e ti ha portato bene, perché ha segnato una valanga di gol. L'anno scorso continui con questa tradizione? Eh sì, ma le sa che tocca cambiare acqua, perché ci vuole quella santa, perché i gol stanno pochi, quindi... Ma perché mi sa che l'ingresso è gratuito in piscina, ci va, se no non ci andava. Sì. Però... ti sta massacrando, puoi dirgli quello che vuoi a Stefano, eh? Ma Sticchio, guarda, veramente mi stavo addormentando, c'è stata la prima inquadratura su Sticchio, mi sono svegliato subito, mi è passato il sonno. Vogliono salutarti anche Ale e Saba. Ciao bomba. Ciao Francio. Ciao Ale, ciao. Saluta allora i tuoi compagni che ti hanno definito miglior tirchio. Chiudi tu la telefonata come vuoi, ricordando a Matteo Brunori però che si è vinto il super gol, che gran parte del merito del gol della 16ª giornata va a te, perché sei tu che hai ucciso il difensore con quella conclusione, poi lì a quel punto se ne è ritrovato uno in meno davanti. Matteo, allora guarda, Matteo è il figlio mio praticamente, mi dovrebbe pagare la colazione tutti i giorni, perché lo scarrozzo con la macchina sempre, consigli, quindi voglio dire, bisogna riparlare di questa cosa. Oh, poi la chiamata costa, cioè, se dovesse cadere la linea eravamo già d'accordo, avremmo richiamato noi, non ti avremmo assolutamente fatto richiamare, puoi stare tranquillo per questo Emanuele. Allora grazie davvero, facciamogli anche un applauso, glielo vuoi fare? Complimenti, diamolo per ufficiale, 50 euro e altri 10 euro, altri 40 euro in comode rate da 10 euro ciascuna per 4 mesi. Veramente, aveva chiuso 80. Chiudi il telefono. È ufficiale, 90 euro. No, lui voleva fare 80 perché ha detto io con 10 euro ci metto il metano. Quindi... per scarrozzare Brunori, e quindi tutto torna, ci mancherebbe altro. Grazie anche ad Emanuele Francioni, stai lì, non perderti il... Federico Cenerini imitatore, abbiamo scoperto, di tutti gli allenatori che ha avuto, quello che imita meglio è chi? Ma li fa tutti benissimo, forse Giunti. No, era Massimo Cocciari, era una gag già preparata, però Massimo Cocciari non lo farà mai in diretta perché ha paura di non... C'è il tono di voce troppo basso. Anche Ale e Saba hanno confermato. Saba non ha fatto l'allenamento, ma mi sa imitare, io no, mi sa... Allora mi ha mandato l'audio del che imitava Cocciari. Ah sì? Ah, allora ce l'ascoltiamo, ora benissimo, così reinterviene ancora in diretta. Intanto però partiamo, allora abbiamo detto Paolo Guastalvino, allenatore con il Villa Biagio, lo scorso anno. E allora andiamo dentro però con 10 secondi di Paolo Guastalvino per chi a casa non lo conoscesse. Poi torniamo su Federico Cenerini. Il fatto che non aveva perso la dimostrazione di... della grande squadra che andavamo ad affrontare. Lui entra il martedì nello spogliatoio dopo la partita. No, devo fare i complimenti a tutti quanti ragazzi perché per l'impegno che avete dimostrato. Però Fede, Ciubi, a testa alta, ma di personalità, portate la palla avanti, cioè, capito? A testa alta, giocate i palloni in avanti. Stichi. Tu alleni o stai fuori con il nuovo? Domenica sera sarà ospite a Speciali Dilettanti, ti nascondiamo dietro la poltrona, ti nascondiamo, facciamo fare il ventriloquo a Paolo Guastalvino. Andiamo avanti perché abbiamo anche Zoran Luzzi che ti ha allenato invece a Todi, ora allenatore dell'Ellera. Ma noi conosciamo la situazione societaria già da 2 settimane e abbiamo fatto forse Piancastagnaio oggi delle partite belle. Piancastagnaio aveva meritato sicuramente la vittoria per come abbiamo giocato. Zoran Luzzi, a te.
E lui mi ha insegnato a marcare, no, io avevo 17 anni quando sono andato oggi. E fa, Federico, quando crossa gente come Peronullo, Mortaro, lo devi guardare l'attaccante, la palla e la porta, te devi prendere posizione, così, ti devi mettere davanti, perché sennò lui ti fa male, cioè, o fa gol o ti fa male a te. E tu facciamo una polizza come la Camaccia che ha finito tutti i punti di invalidità. E per chiudere, in bellezza, sei teso? Sei teso per Federico Giunti? Questa è la chicca. Questa è la chicca, dice Gabriele Goretti. Dunque, Federico Giunti, che ha allenato proprio Federico Cenerini nel Gualdo Casa Castalda. Allora, fra l'altro, hai un piccolo problema al microfono? O facciamo un cambio in diretta per sentirci bene Giunti? Facciamo o aspettiamo? E allora, ci andiamo dentro con Federico Giunti e poi ci sentiamo Federico Cenerini. Chiaramente siamo stati contenti di quello che abbiamo fatto vedere in campo, perché ci ha permesso, insomma, di portare a casa i primi tre punti, che è quello che conta. Abbiamo fatto anche un cambio gomme per Federico Cenerini per far sì che possa sentirsi. Fra l'altro, fammi ricordare, Paolo Guastalvino ha debuttato proprio sulla panchina del Ponte Valle Cepi, 2-2, 2 vittorie e 6 punti per la formazione biancorossa. Zoro Alluzzi, come detto, ora sta guidando l'Ellera, anche lì ha fatto davvero molto bene. Federico Giunti invece allenatore, ha allenato Federico Cenerini dove? Nel Gualdo Casa Castalda. E allora immaginiamo di essere negli... Giunti che presenta il Villa Biagio da adesso alla squadra attuale. Che ok. Quindi immaginiamo Giunti da avversario che sì. Affronta il Villa Biagio, come lo presenterebbe? Vai. Domenica giochiamo contro il Villa Biagio, cioè questi dietro c'hanno Cangi e Cenerini che fanno a gara chi è più lento, sono due altoni, se gli metti la palla sopra la prendono più. Davanti alla difesa c'hanno un sagnellone di 2 metri che è Goretti, che è figa, vai due all'ora, è stralento, ha smesso 3 anni fa di giocare a calcio. Poi hanno Gramaccia sulla tre quarti che si inserisce dentro, però se gli lasci il tiro da fuori aria c'ha le ciabatte, mi chiappa ben poco. Però davanti però c'hanno Brunori, e Brunori tocca stargli vicino, perché se becca la giornata giusta non ce n'è per nessuno. Che mi avete fatto fare? T'ha guardato soddisfatto anche Saba? Questa ti fa curriculum, Federico. Ah. Vai Saba. Bravissimi, complimenti. Anni e anni di studi. Studiate più queste cose che per l'esame di università che ci ho avuto. Beh, immagino, anche perché per quanto riguarda il calcio giocato, tu te la cavi sempre con quel gol. Ogni volta io ho fatto un gol promozione, allora che facciamo? Ci riguardiamo anche il gol promozione targato Federico Cenerini. Indovina un po' chi ti firma il gol che vale una promozione? Un bomber? No, un difensore. Federico Cenerini, la girata del centrale al minuto 49, regala al Villa Biagio la promozione in Serie D. Bastava un punto ai rossoblu di Cocciari, oggi in maglia arancio, e il punto è arrivato. E il punto è arrivato. Tra l'altro... L'applauso, certo. Era l'ex, quindi quella giornata ci tenevo particolarmente, poi ci mancava un punto, quindi eravamo tesi. Perdevamo 1-0 e eravamo... con l'attenzione alle stelle. Guarda come ride, ma cosa ridi, Matteo? No, perché non ho visto mai segnare il cene. Attenzione, c'è la scommessa, 5 gol che balla con chi? Con Stefano Gramaccia. Noi però le partite le perde. No, 5 in 2. Noi ci fermiamo, poi l'ultimissima parte di Caffè Sport, dobbiamo guardarci anche 2 gol di Stefano Gramaccia e una chicca sempre qui. A fra poco, 1 minuto e mezzo. Trova l'auto che ti piace, vieni da Autostop, esclusivamente dal mercato italiano, aziendali, chilometri zero a un prezzo mai visto. Siamo a Trestina, in Viale Parini. Autostop, e non resti mai a piedi. Ciao nonno, sono Roberto, mi lasci €50 per fare il tatuaggio? Certo, sono qua. Ciao nonno, sono Silvia, mi dai €50 per andare dalla parrucchiera? Va bene. Grazie. Peppe, un po' mettete questi occhiali. Ah!
Ciao nonno, sono Lucia, mi dai 50 euro per andare a vedere il concerto di Fedez? Sì, ma gli altri 100 dai da Simone per gli occhiali. Uccello! Mondottica, per vederci sempre lungo. Dacci un taglio, vieni da Effetto Donna, il centro numero uno nel taglio moda e nella ricostruzione del capello. Creiamo bellezza ecosostenibile attraverso l'utilizzo dei prodotti Davines, naturali e riciclabili, trattamenti anti-age e anticaduta, shampoo conditioner, trattamenti con acido ialuronico. Ci trovi a Perugia, Ferro di Cavallo, via Gregorovius 33A. Effetto Donna, la bellezza alla portata di tutti. Di nuovo in diretta, qui è ultimo giorno di scuola, abbiamo messo gli occhiali tutti tranne che chi, i protagonisti della sfida Mondottica, perché comunicazione di servizio alla regia, balziamo direttamente alla sfida Mondottica, è una sfida sui generis, perché un po' tutti gli ospiti che sono con noi stasera in studio hanno provato l'occhiale che rende impossibile la vista, tu Stefano non l'hai provato, giusto? No, allora te lo metti ora al volo, eccolo. Questa è la foto del profilo, guardate quanto è bello Stefano con questi occhiali, perfetto. Ora puoi restituirli tranquillamente a me, perché tu ti cimenterai nel palleggio con il mandarino, la sfida Mondottica alternativa. Hai un problema all'anca, vai, prova a fare due palleggi, vedi quello che riesci a fare. Piano Stefano. No, anzi, vai in favore di camera, qui non ti vede nessuno, mettiti pure al centro. L'occhiale lo indosso io per te, immagino. Contate. Vado. Vai. Uno, due, tre, tre palleggi, perfetto, puoi riprendere tranquillamente il tuo posto, tocca a Matteo Brunori. Sinistro palleggiato. Vai. C'ha le scarpe della comunione. Tre palleggi, attenzione, tre palleggi anche con il mandarino. Non ci cammini qua sinistro. Sono loro due la sfida. Sì, sì, sì. No, 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 anche voi due. Peraltro sì, anche Ale e Saba con l'occhiale stanno seguendo la sfida. Due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 palleggi, assist per Luca Ficola che controlla dietro la telecamera, 9 palleggi, guida al momento Matteo Brunori, tocca a Gabriele Goretti. Vale anche spazzarla. Te lo sbuccio? Sì. Perfetto, beh la frutta sarebbe l'ideale, insomma non c'è problema. Scusate. Pronti? Scusate, devo battere Stefano Gramazzi. Beh sì, no, 3 palleggi, 3, 9, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, ha sfiorato il record, tocca a Federico Cenerini. Ma l'ha spremuto però. Vai, vai. Di solito lo scoppio il pallone. Col sinistro. Oh, palleggiate anche voi, Alex, stasera potreste palleggiare anche voi, anzi... Bella passata di testa, vediamo quello che tirate fuori. Con le scarpe da pooling. Vai, vai, con le, ma sei bellissimo. Guarda che pantalone. Due. Non credo siano le scarpe. Mattone. Non credo siano le scarpe. Rimettiti pure seduto, Federico. Te la cavi meglio con le imitazioni piuttosto che con i palleggi. Ve lo fate il palleggio in chiusura? Di testa, dai, da qua. Di testa, provate di testa, vai. Prova solo tu, Saba, di personalità. Da qua, te la lancio fino a... Allora, andiamo su Ale Saba e... Ma no, siete pessimi. Riprovate con questo, vai. Riprovate con questo. No, dai, uno, vai. Gli hai dato quello fradicio, gli abbiamo lasciato, quindi... Ecco perché ne ho fatti solo tre io, perché era fradicio. Comunque sono arrivati due messaggi. Sì? Andate a lavorare, Stecchio ti voglio bene, tuo cugino Pappox. E confermo, Francioni, il più tirchio di Gubbio, Giordano Gnani. E salutiamo anche Giordano. Non è solo, anche a Fontanelle è una cosa risaputa. Ha lasciato un grande ricordo. Da Gubbio Fontanelle da Ambici. Esatto. Comunque, senza i 10 euro di metano, esatto. Però ha detto che ti scarrozza. No, Nico, volevo ricordare che domani tutta la squadra si recherà al Palasport per seguire il loro cantante preferito, Villa Biagio Antonacci. No? Concerto, fra l'altro, domani sera, al quale sicuramente parteciperà quel romanticone di Matteo Brunori. Esatto. Senti, vuoi mandare un bacio a Dali là dietro le telecamere? Vediamo se fa l'effetto, se ti fa tornare al gol al Casini domenica. Ok. Immagino sempre la faccia di Massimo Cocciari. Io chiudiamo come con una dedica per te. Ci guardiamo i tuoi gol, messaggio di ciascuno partendo da Federico. Federico, Gabriele, Matteo, a seguire Ale e Saba. Cosa volete dire a fine puntata a Stefano Gramacci? Parto io? Parti tu, vai. Io ho 7 anni che lo conosco e per me è appunto come papà, quindi lo aspetto presto in campo,
già venuto in ritiro domenica, mi ha fatto molto piacere, ero in camera con lui, quindi lo aspetto presto perché già sta scommessa la vincita. Cioè, quindi... Andiamo su Federico, andiamo su Gabriele, poi chiuderemo proprio comunicazione di servizio alla regia, chiuderemo proprio con questo filmato, senza il classico set. Allora, per me più che un papà e un fratello, visto l'età avanzata che ho, e no, niente, dopo un periodo, diciamo, per lo difficile, perché so quanto tiene a scendere sul rettangolo di gioco, gli auguro di rimettersi al più presto e di aiutarci a finire questo campionato nel migliore dei modi. Non ci poniamo limiti, ma speriamo bene. Matteo? Ma io ho avuto l'opportunità di conoscerlo di persona quest'anno e ha dimostrato fino adesso di essere veramente un uomo vero, e lui all'inizio del campionato ha detto contano le prime 5 e le ultime 5, per lui sono solo le ultime 5, quindi lo aspettiamo a braccia aperte in campo. Ale e Saba. Saba, sei bellissimo con l'occhiale, però. Io faccio un in bocca al lupo a Stefano per il pronto rientro. E che fine ha fatto il rullo, io voglio chiedere. Bravissimo, anche perché nella foto, nel lancio di oggi, avevamo proprio una foto con lui che se ne usciva dallo spogliatoio con il rullo. È a casa, è al calduccio, vedi, è inverno, è freddo, quindi adesso sta a casa, dorme, tranquillo. Io voglio dire che Sticchio è veramente un grande e lo vogliamo rivedere a fine stagione con la scommessa vinta, no? Con i 5 gol. Veniamo a fare kayak anche noi. La sfida è tu e ci Federico sto. Contro Ale e Saba. C'è un'altra sfida. C'è un'altra sfida, qual è? Vai. Se mi fa 4 assist gli fai. Se mi fa 4 assist gli pago un paio di scarpe. Ah, come Francioni però. Gliele paghi a rate, finisci di pagartele fra 2 anni. Vuoi dire qualcosa anche tu? No, ringrazio tutti i ragazzi che mi hanno fatto un attestato di stima veramente grande, ma ringrazio comunque anche tutti gli altri compagni di squadra, perché veramente sono stati eccezionali. È stato, come hanno detto loro, un periodo non facile, però grazie a loro mi sono stati vicini, grazie comunque alla mia famiglia, grazie anche alla società, perché non era così scontato. Che è vero, quando sono stato non bene per i problemi di salute mi sono stati vicini, però mi sono stati vicini anche prima, quando è stato il problema dell'anca, e non so quante altre società l'avrebbero fatto. 3 mesi senza neanche scendere in campo, non mi hanno mai forzato al rientro, non mi hanno mai tolto neanche un centesimo, non mi hanno mai detto vogliamo toglierti qualcosa, quindi veramente io devo fare un ringraziamento eccezionale, spero di ripagare la fiducia che mi hanno dato sia loro e tutti i miei compagni. Il passamontagna però te lo porti sempre a prendere il rimborso. Ti aspettiamo qui per i 100 gol, te ne mancano 29, ti diamo 3 anni di tempo, non di più, puntata dedicata per i 100 gol. Ci ritroviamo qua tutti, ti regaliamo anche un paio di scarpette, poi valutiamo come acquistarle. Grazie davvero a Stefano Gramaccia, grazie anche a Matteo Brunori, a Gabriele Goretti, a Federico Cenerini, con Ale e Saba. Ci ritroviamo giovedì prossimo, che ti sia da stimolo anche un po', ci guarderemo i 2 gol tuoi realizzati quest'anno, quello a Trestina e quello a Imola, un cioccolatino firmato Matteo Brunori. Buona settimana a tutti. Al 65esimo poi gli ospiti passano in vantaggio, azione sulla destra, sull'asse Rinaldi Rondoni con Gramaccia che da lì alla fine non può proprio sbagliare. Villa Biagio sull'1-0 e curiosità, è ancora Gramaccia a firmare il primo gol ufficiale dopo aver siglato la prima rete della stagione in amichevole. 5 minuti e gli applausi sono tutti per Stefano Gramaccia al rientro dopo 3 mesi e mezzo, che approfitta così dell'assist dalla destra di Brunori per battere Rossi per la rete del 5-3 da dedicare a mamma Concetta. Non ho voglia di ricominciare, la settimana è lunga e devo andare a lavorare, il venerdì mi spacco, il sabato sommato, la domenica riposo, anzino gioco, almeno un po' mi sfogo, il martedì la gente, il mercoledì sto meglio, ma sono felice solo il giovedì quando ritorno a Campo Sport, quando ritorno a Campo Sport, quando ritorno a Campo Sport.